Ciao bimbi, eccoci ritrovati nel nostro spazio di arte e disegno. Disegnare partendo dalle figure geometriche. Oggi disegniamo il gatto. Vi ho preparato la filastrocca. Guarda, guarda questo vetto che nasconde che briccone, un simpatico micetto silenzioso e un po' sornione. Zampe, orecchie e una codina. Ecco pronto il mio micetto con il suo bel musetto. Ok, allora questa è la filastrocca e come al solito nella pagina successiva prepariamo il nostro lavoro. Ieri abbiamo fatto la nostra paperetta, abbiamo fatto il maialino, abbiamo fatto la mucca, abbiamo fatto il pulcino. Quindi oggi procediamo con il gatto. Allora, disegno un ovale, un bel ovale. Mi raccomando, le linee devono essere dolcissime e leggere perché devo poterle cancellare. L'ho anche accorciato un po'. Ecco a voi il mio bell'ovale. L'ho preparato. Ok. Adesso su questo ovale disegno un bel cerchio. Devo farlo un po' più piccolo. Ok, diciamo che ci siamo. Ok. Poi faccio all'interno un altro disegno, un altro cerchio qua, qui. Poi devo disegnare delle, dei rettangoli, uno. Ok. Adesso qui ci disegno due ovali, uno e due. E qui allungo un po'. Ok. Adesso iniziamo a cancellare le forme, anzi no, qui dobbiamo. Da questa forma dobbiamo ricavare ok. Allora iniziamo col cancellare le forme che non ci servono e a creare qui. Due triangoli, uno e due. Ok, diciamo che la nostra sagoma è pronta. Adesso iniziamo ad addolcire un po' le forme, a eliminare quelle che non ci servono. E a disegnare in tutto il suo splendore il nostro qui un bel triangolino. Questo è un triangolino, questo così.
Il nostro bel gattone con delle bellissime vibrisse. Ok. Adesso dobbiamo cancellare questo pezzo qui e dobbiamo far salire le zampine in questo modo. Quindi dobbiamo separare le zampine. Allora, intanto iniziamo a prendere il pastello marrone e a ripassare un po' di contorni. Ok, le zampotte le facciamo belle. Ripassiamo questa bellissima coda. Ok, ripasso qua con il nero. Passando qua, prendo il nero passo gli occhietti, il nasino, che poi ripasso con il rosso. Non abbiamo ripassato le orecchie, il rosso per il nasino. Adesso iniziamo a fare un po' di tigrato perché questo gattino è un po' tigrato come il mio Gastone. Bello tigrato, la stessa cosa faccio anche per la coda, la tigro un po', una bella coda tigrata e lo stesso faccio per le zampine. Questo e prendo un bel giallo senape per coltarlo tutto. Un bel giallo senape per colorare tutto il mio gattone. Il mio gatto si chiama Gastone. È un gatto bravo. Perché comunque non ha mai fatto danni. È un gatto riservato, quindi non è invadente, non è un gatto che salta addosso, che si prende le coccole quando gliele do. Guardate che si è spezzata la punta.
Ricordatevi di colorare sempre nello stesso verso quando il colore deve essere unico. Quando deve essere unico, la coloritura deve andare sempre nello stesso verso. Non dobbiamo fare in orizzontale, in verticale e in obliquo, ma dobbiamo fare sempre nello stesso verso. Devo ripassare anche le vibrisse di nero. Allora, dov'è il nero? Nero, dove sei? Ripassate, ripassare bene gli occhietti, il musino, ripasserei un po', ombreggerei e ripasserei il tigrato. Qui sul culettino ci ripasserei un po' di scuro. Beh, direi che il mio gatto Sornione, è pronto. È pronto il mio gattino Sornione. E la prossima volta non vi anticipo cosa facciamo perché sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa, ma sicuramente vi piacerà. Ok, benissimo. Allora. Questo è il mio lavoro di oggi. Il lavoro di oggi per voi. Rileggiamo insieme la filastrocca. Il gatto, guarda, guarda questo vetto che nasconde, che briccone. Un simpatico micetto silenzioso e un po' sornione. Zampe, orecchie e una codina. Ecco pronto il mio micetto con il suo bel musetto. Questo è il mio lavoro per voi, lo ripeterete e poi lo rifarete anche sotto nello spazio che avete sotto la pagina per farlo anche da soli. Buon lavoro e ci vediamo domani.